Ma questa risoluzione nasce sostanzialmente per rispondere a un problema che è sentito fondamentalmente nel territorio bolognese, ma che riguarda sostanzialmente tutta la regione. Parliamo della difficile convivenza dell'aeroporto, in particolar modo dell'aeroporto Marconi, e i residenti che sono sottoposti continuamente ai rumori degli aeromobili, giorno e notte. Parlo dell'aeroporto Marconi perché, come tutti sappiamo, è collocato a ridosso della città, sono più o meno 10 km in linea d'aria dal centro storico e quindi il problema è particolarmente sentito. Ed è un aeroporto questo che è in continua espansione, si parla di un 26% in più di traffico aereo rispetto al 2016 e quindi è un problema rilevante in questa zona. Il nostro interessamento non è di oggi, già a giugno di quest'anno abbiamo trattato la questione in comune chiedendo una commissione dedicata in cui ci siamo fatti sostanzialmente portavoce delle problematiche sollevate anche dal comitato che è nato in seguito a queste criticità e in quell'occasione abbiamo sollecitato e chiesto uno studio approfondito e dedicato soprattutto a quelli che sono definiti i ricettori sensibili, ovvero i bambini, perché nel raggio di atterraggio e di decollo di questo aeroporto troviamo la presenza di scuole, in particolar modo delle scuole elementari Silvani, dove gli alunni e i bambini non possono fare lezione tenendo una finestra aperta. Quindi al disagio del rumore si accompagna anche un disagio relativamente appunto allo svolgimento dell'attività scolastica. Ci tengo a ribadire che l'aeroporto è particolarmente il problema è particolarmente sentito perché questo è un aeroporto in continua espansione e a questa continua espansione si accompagna in modo proporzionale l'esasperazione dei cittadini. Alle nostre preoccupazioni si è unita anche un sollecito da parte dell'Ordine dei Medici che ha richiesto e sollecitato appunto uno studio approfondito facendo presente anche quali sono tutte le cause conseguenti all'esposizione all'inquinamento acustico che riguardano ipertensione, danni al sistema cardiovascolare, c'è una vasta letteratura su questo come ci viene ben indicato anche in una risposta ad una mia interrogazione di giugno. In seguito a tutto ciò è intervenuta anche la Procura. A luglio di quest'anno è stata aperta un'indagine che ha portato, come conseguenza diretta o conseguenza indiretta, non lo sappiamo, alle prime multe finalmente da parte di ENAC. Giubilo dell'assessore Orioli del PD e di qualche parlamentare che ha presenziato a un'assemblea che si è tenuta recentemente. Peccato però che l'assessore Orioli del Comune non abbia tenuto conto del ruolo fondamentale che può giocare la Regione in questo senso e che è il primo soggetto chiamato a rispondere alle problematiche di questi cittadini. E sto parlando in particolar modo dell'istituzione di un tributo chiamato IRESA, che è l'imposta regionale sulle emissioni sonore, che è stato istituito nel 2000 a livello parlamentare, a livello di Ministero, è stato trasformato in un tributo regionale nel 2011, la Regione Emilia-Romagna lo ha recepito nel 2012 con la legge 15, peccato però che l'applicazione di questo tributo sia stata rimandata prima ad aprile 2013, poi a gennaio 2014 e infine definitivamente congelato. Perché è importante questo tributo? È importante perché i proventi provenienti da questa tassa di scopo, chiamiamola così, andavano fondamentalmente a mitigare questo tipo di problema. Dietro alla scelta della Regione di congelare questa tassa ci viene detto che il problema riguarda i decreti attuativi, quando in realtà il Ministero ma anche la Corte dei Conti ci dicono invece che i decreti attuativi non sono necessari. Potete abbassare un po' il brusio? Perché? In modo che possa grazie parlare. E quindi è già un brusio. Fondamentalmente la necessità di ulteriori decreti attuativi non esisterebbe, la Regione potrebbe procedere in autonomia quando appunto abbiamo un Presidente della Regione che
ultimamente si è svegliato autonomista, abbiamo la possibilità di esercitare quell'autonomia fiscale che il Presidente improvvisamente rincorre, e però appunto quando possiamo farlo non lo facciamo. Vorrei ricordare che poi questi proventi hanno delle finalità che riguardano il completamento dei sistemi di monitoraggio acustico, il disinquinamento acustico e l'indennizzo dei residenti, quindi è particolarmente importante l'attuazione di questo tributo. Con questa risoluzione noi vogliamo portare una proposta di risoluzione, vogliamo affrontare questo problema per dare risposte concrete a questi cittadini, perché riteniamo che la tutela della salute pubblica non sia un diritto né negoziabile né commerciabile né tantomeno barattabile con gli interessi di qualcun altro. È vero che esiste il problema per cui questa tassazione deve essere applicata in modo uniforme da parte di tutte le regioni per non creare delle condizioni di concorrenza sleale, ed è proprio a questo proposito che la nostra risoluzione si propone di trovare una soluzione a livello di conferenza di Stato-Regioni, proprio per evitare che determinati operatori decidano di abbandonare il Marconi. Però dall'altra parte, ripeto, ci sono dei cittadini che hanno la necessità di vedere tutelati i loro diritti, e mi sembra che questa sia una priorità rispetto agli interessi del privato. E non ultimo, c'è anche una questione di danno erariale, perché questa tassazione poteva essere applicata, non è mai stata applicata. Anche qui faremo le nostre valutazioni per vedere se ci sono i margini eventualmente per un danno erariale, e valuteremo eventualmente se segnalarlo alle autorità competenti. Però la priorità, l'obiettivo principale di questa risoluzione, lo ripeto, è quello di dare una risposta, di permettere anche agli uffici di dare una risposta a queste persone che lamentano un disagio che non è un disagio da poco e che riguarda, come già detto in precedenza, anche i bambini che sono soggetti sensibili. Grazie. Thank you.